Görüşürüz hadi kolay gelsin. Siamo con Aristide Ratti, ieri è stato protagonista della fuga che ha caratterizzato la tappa. Come è andata, com'è nato questo tentativo e se ci hai creduto, è arrivato a un certo punto? Sì, è nato subito alla partenza, volevamo farci notare come squadra e anche personalmente. Sono entrato in questa fuga e ci abbiamo creduto, sì, perché gli ultimi 15 km avevamo ancora un minuto, però avevamo sempre il vento contrario e questo asfalto a 10 proprio non scorre. E alla fine purtroppo ci siamo dovuti arrendere. Comunque la condizione è buona, pensi che sia ottimo per continuare bene la stagione? Sì, dai, sto abbastanza bene. E sicuramente questa corsa mi serve per uscire ancora meglio e cercare di far bene nelle prossime corse. Grazie, in bocca al lupo. Competition Diego, è finita la competizione delle montagne per te o oggi cercherai di fare qualcosa? No, oggi sicuramente farò un salto Giovanni e la maglia che non c'è ancora tua e vediamo la diciamo fino a Diego, no, today we won't be attacking, we'll be sticking around our captain Giovanni Visconti in trying to win this race. Diego Caccia, genel klasmanda tırmanışı tabii ikincisi. Tırmanışların ikincisi şu an genel klasman sıralamasında. Caccia'ya sorduk bu ilk etaptaki tırmanışı hakkında düşünüyorsun diye. Biz bu... Siamo con Sacha Modolo, ieri protagonista nel finale, lo abbiamo visto versione Finisterre, ma ti abbiamo visto anche oggetto di un pugno da parte di un corridore dell'Axagoveo. Puoi raccontarci tutto? Ma non lo so neanch'io. Voleva mettersi tra me e Gavazzi, ma le regole del ciclismo si sanno, quando c'è anche un piccolo treno bisogna rispettarlo. Voleva infilarsi e gli ho detto che ero nella mia ruota e ho cominciato a prendermi a pugni, ma non vale neanche la pena mettersi con la gente che si dimostra com'è nella propria ignoranza. Poi ho provato l'ultimo chilometro perché per battere Grip abbiamo pensato magari io anticiparlo, era costretto magari a partire lungo e poi Gavazzi sulla sua ruota, ma ha una squadra praticamente che non sbaglia niente, è andata così, dai, ma comunque va bene per me e per Mattia. Ok, grazie. Prego.
Colnago team, it is Manuel Belletti. Manuel just putting his shoes on, not quite ready to go up there. It's been a long, long, hard and hot day here. Con Davide Cimolai oggi secondo straguardo. Ladies and gentlemen, the leader in the general classification, Giovanni Visconti, everywhere in control of this race. Ma quasi, ho provato a fare di tutto per passarlo, ma c'è niente da fare. Sono comunque contento, il primo pensamento che faccio è magari già nelle prossime due tappe. Ma sicuramente ci riproverò di nuovo, la condizione è buona e ci riproveremo sicuramente. Grazie, bravissimo. Ciao.